E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui finalmente per parlare della nuovissima espansione che non si sa quando uscirà, ma speriamo il più presto possibile, riguardo il nostro amatissimo gioco, cioè World of Warcraft. Immagino che tutti abbiate visto il trailer, quindi che è inutile che vi sto a mettere il filmato qui, perché tanto basta andare su YouTube, sul canale World of Warcraft, e lo vedete da voi con le cuffie super infognati come ho fatto io tipo già 10 volte. Sono usciti due cinematic, di cui uno è proprio il trailer ufficiale in cui vi fa vedere proprio il filmato fighissimo in cui si prendono schiaffi da destra e sinistra con Sylvanas e Anduin che fanno a gara chi ce l'ha più lungo, cosa che sta succedendo effettivamente in tutta la comunità di World of Warcraft, perché praticamente basta aprire Facebook su ogni gruppo di World of Warcraft e c'è l'apocalisse formato a schieramenti, in cui c'è lo schieramento dell'Ali e dell'Orda, in cui l'Ali insulta Sylvanas per ignoti motivi e l'Orda insulta Anduin per ignoti motivi. Prove, è così che deve un po' andare il mondo, no? Io ovviamente non sono di parte perché non mi interessa essere di parte, perché gioco sia Horda che Ally, quindi sti cazzi. Non parlo di lore in questo video perché non mi sono informato abbastanza per parlarne, ma so per certo che praticamente essendo la battaglia della legione finita, questo evento ha portato alla formazione di basi per praticamente una serie di eventi che hanno come protagonisti ovviamente l'Horda e l'Ally, in cui tornano come nell'antichità, tra virgolette, del gioco a darsi guerra costante. Ho letto che i creatori del gioco hanno praticamente puntato tantissimo proprio su questa cosa, che i giocatori sono affezionatissimi alla loro fazione formando questi schieramenti. Infatti proprio con questo filmato caratteristico del gioco ha proprio esaltato questa cosa al 100%, e difatti gli è riuscito moltissimo, perché come ho detto poco fa, nei gruppi di Facebook è successo l'apocalisse. Allora, in breve adesso vi andrò ad elencare le principali caratteristiche dell'espansione e quindi i nuovi aggiornamenti. Allora, sono stati riconosciuti due territori nuovi, uno per l'Orda, cioè Zandalar, che è praticamente la patria dei troll, è un territorio molto molto antico, e quindi dovrete un po' collaborare con i troll, mentre per l'Alleanza vi ritroverete all'interno della patria di Jaina, cioè Kul'Tiras, dove ci sarà Jaina che praticamente incoraggerà i propri abitanti e anche voi ovviamente a combattere per lei fondamentalmente. Avremo finalmente delle nuovissime razze da poter utilizzare, che era una cosa che tantissimi aspettavano, ognuno ovviamente con delle abilità razziali specifiche. Abbiamo per esempio i Tauren dell'Altomonte, gli Elfi del Vuoto, che sono fighissimi, secondo me sono i più belli, i Nani e il Ferro Oscuro, che pure sono una razza molto molto antica, i Void Elf, i Lightforger Draenei e gli Zalandari, se non sbaglio. Adesso mi sembra che sono tutti, se ho detto una cagata perdonatemi, ma credo che siano questi. Ci sarà un materiale nuovo chiamato Azerite, che è una risorsa praticamente che è stata scoperta dopo la fine di Legion, con la quale praticamente si potrà forgiare una collana leggendaria che caratterizzerà di molto il vostro personaggio e soprattutto anche le vostre abilità. Il nuovo livello sarà di 120, quindi si passerà dal 110 al 120, che effettivamente sono tantissimi livelli. Io sinceramente sto pensando ai poveri e alle povere persone che iniziano a giocare adesso a Warcraft, che magari vi chiedono consigli eccetera, e si ritrovano davanti 120 livelli, che sono tantissimi. Cioè, a meno che non nerdate parecchio, ci vuole veramente tantissimo. Adesso non so se si inventeranno qualcosa su questa espansione per magari accorciare un po' i tempi di leveling, perché effettivamente passare da 0 a 120 è veramente tantissimo. Poi senza Heirloom, se immaginate proprio una persona nuova che deve fare i conti con tutte le varie problematiche di chi è nuovo. Però molto probabilmente metteranno un instant 110, però appunto per una persona che è nuova io non consiglierei di spararlo subito al 110, perché non sa proprio dove mettersi le mani. Una cosa veramente, veramente fighissima è che ci sarà un server classic. Un server classic o vanilla è praticamente un salto nel passato, è come se fosse un server privato in cui il livello massimo è 60 e è effettivamente come se fosse vanilla solo nel server ufficiale. Perché come sapete anche Nostalrius, non mi ricordo precisamente il nome, ma c'era un server popolatissimo che era vanilla, che quando è stato chiuso, non lo so, hanno fatto marce. Comunque erano un server amatissimo perché tantissime persone sono proprio appassionate alla saga di Warcraft iniziale. Effettivamente io conosco tantissime persone che hanno
lasciato World of Warcraft perché dicono che è stato rovinato dalle troppe espansioni, appunto. E questo ovviamente è un parere soggettivo. Secondo me, io sono affezionatissimo non a Vanilla, ma più alla Burning Crusade. Però è perché semplicemente il periodo nella quale ho iniziato a giocare io, una persona che iniziava a giocare a Vanilla, ovviamente è più affezionata a Vanilla. Ah, un'altra cosa importante è che i server smetteranno praticamente di essere PvP o PvE. Semplicemente ci sarà una possibilità, una spunta, un'opzione da poter attivare e disattivare per il PvP. Quindi se tu decidi di fare PvP, l'attivi. Se tu invece decidi di farti i cazzi tuoi e questare a manetta, ti metti PvE e ciao. Un'altra piccola particolarità è che le nuove razze non inizieranno il loro leveling da livello 0, ma da livello 20. In breve, le principali, diciamo, caratteristiche di questa espansione sono queste. Adesso non ho un parere tecnico perché non sono riuscito a raccimolare troppe informazioni tecniche. Però comunque non sono uscite chissà quali informazioni, perché non si sa nemmeno la data di uscita dell'espansione. Quindi da qui magari all'uscita potrebbero cambiare diverse cose, perché è come se fosse nemmeno una closed beta, perché nemmeno la closed beta hanno dato ancora. Quindi se ci saranno altre informazioni importanti da dover dare, sicuramente le farò in un altro video. Per ora rimaniamo con queste caratteristiche che già sono sufficienti a farmi partire l'embolo e ritornare a giocare con molta più voglia, cosa che sicuramente succederà per tantissimi altri giocatori, soprattutto per il server Vanilla. Hanno capito finalmente con la chiusura di Nostalrius che i server Vanilla sono essenziali, perché tantissima gente è affezionata a quella saga. Adesso l'abbiano fatto per soldi, l'abbiano fatta per passione, non lo so per quale motivo l'hanno fatto Blizzard, probabilmente per tutte e due. I soldi, perché si sono accorti che con la chiusura di Nostalrius tantissime persone, anche che non giocavano in quel server, erano vicini a quelle persone, perché sono appassionati anche loro di quella fascia temporale, insomma, perché era tutto molto più semplice ma al tempo stesso complicato. Adesso invece è tutto molto più semplice, c'è l'Ukivo Group, Mondovolanti, invece prima era tutto molto più lento, ma questo essere più lento per certi aspetti era più noioso, però per altri invece ti faceva godere molto di più il gioco, sinceramente. Magari vedevi l'albero che non hai mai visto, il mob non hai mai visto, il paesaggio, la cassa, i paesaggi, le luci. Adesso invece prendi i voli, non vedi un cazzo. E è più un farmare a testa bassa che altro. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.